minacce ci sono state, minacce intese come appelli. Allora fai così, se devi andare mi devi dare, oppure bisogna fare questo, oppure sei legato a me, oppure lo gestisco io, quindi chiamiamo le minacce, chiamiamo le ritorsioni. La volontà del signor Menaragno è sempre stata quella di fare soldi, mentre la realtà cooperativa è completamente diversa. Il socio cooperatore entra in cooperativa per migliorare le proprie condizioni di lavoro, non per essere soggetto a balzelli mensili. Avevano addirittura l'onere di acquistare i buoni pasto tutti i mesi, l'onere di caricare dai 3 ai 500 euro di benzina, di carburante, tutti i mesi, indipendentemente se la utilizzassero o meno. Risposta che era così aleatoria, perché prendo questo, perché è così, perché ci sono le tasse, oppure perché non si fa questo, perché si fa questo, no, deve essere fatto così, quindi chiaramente stai sempre sul chi va là, non sai mai una certezza di un qualche cosa. Una serie di obblighi, e quindi ricatti, che poi diventavano assolutamente stressanti dopo che il socio si lamentava, perché fino a che il socio non si è lamentato, ovviamente, tutto a posto. Minacce ci sono state, minacce intese come appelli, allora fai così, se devi andare mi devi dare, oppure bisogna fare questo, oppure sei legato a me, oppure lo gestisco io, quindi chiamiamo le minacce, chiamiamo le ritorsioni. Il socio aveva una quota fissa di 50 euro che versa a nero, quindi non contabilizzata, tutti i mesi. In più, la busta paga è fittizia. Come ha scoperto anche la Guardia di Finanza, quindi la busta paga è fittizia. Quel passaggio economico non c'è dal datore di lavoro al lavoratore, è il lavoratore che paga al datore di lavoro per versarsi i suoi propri contributi. Diciamo dai 400 ai 600 euro, questo è il range. In più, se volevi comprare la macchina, eri costretto a comprare la macchina magari da un altro che cessava l'attività, quindi dovevi mettere mano al portafoglio e pagarti anche la macchina. Quindi entravi come dipendente su carta, ma in realtà eri un padroncino a tutti gli effetti, quindi ti pagavi tutto da solo. È arrivato al punto che poi col Covid è uscito fuori tutto, perché col Covid uno non sapeva più che età dei lavoratori. Uno si aspettava una cassa integrazione, si aspettava un aiuto, e lì che è stato, che diciamo, la goccia che ha fatto capo al vaso. Il beneficio di Stato non è stato mai erogato, è stato trattenuto, portato in compensazione, sfruttato, utilizzato dalle cooperative di Menaragno come meglio credevano loro, quindi non si sa di fatto quel fondo che fine abbia fatto. Abbiamo veicolato ovviamente noi alla Guardia di Finanza parecchi dei clienti dello studio, facendo depositare loro denunce querela dove spiegavano dettagliatamente il meccanismo del FIS, della mancata corresponsione, della busta paga fittizia, quindi insomma da lì si è aperto poi tutto il filone di inchiesta enorme che ha portato poi all'arresto del Menaragno. Quindi anche noi abbiamo fatto la nostra parte in questo.